riaperto il ponte sul Trebbia. Dopo 101 giorni di lavori per la ristrutturazione, le auto sono tornate a viaggiare sul viadotto che collega Piacenza a San Nicolò, folla all'inaugurazione. Piacenza ha già vinto, mancano 6 giorni al termine per presentare la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020. Il sindaco Barbieri plaude al lavoro di squadra. Ferito aggredisce i soccorritori, attimi concitati. Oggi pomeriggio a Cadeo uno straniero in bici si è scontrato con uno scooter e insieme a un connazionale ha colpito 2 volontari del soccorso. Casa invasa dai grilli, disavventura per un abitante della Val Trebbia. L'esperto, fenomeno occasionale, nessun pericolo. La festa Granda entra nel vivo, deposte le corone d'alloro in memoria dei caduti. Domani a Morfasso la sfilata con il presidente nazionale degli alpini, Sebastiano Favero, già arrivato in Valdarda. A caccia dei 3 punti, il Piacenza Calcio è sbarcato a Olbia in cerca della prima vittoria in campionato. Domani sera il Pro Piacenza al Garilli affronta la corazzata Alessandria.